Va bene. Presidente Letta, lei rappresenta un paese che per certi versi vuole diventare normale, che vuole diventare stabile, uscire dalla crisi. E lei recentemente ha detto che c'è un percorso di speranza che non deve essere interrotto. Allora, qual è il contributo del suo governo, del suo lavoro, alla stabilizzazione dell'Italia? Ma innanzitutto è la stabilità politica. Il nostro paese ha vissuto negli ultimi anni troppa instabilità, troppe polemiche. Il primo dato, quello essenziale, è la stabilità politica. Meno parole, più fatti. Meno polemiche, più cose concrete e costruttive. E il secondo grande tema, naturalmente, è il tema del lavoro. Io sono qui in Austria anche per parlare di temi che sono legati all'occupazione. L'occupazione in Austria ha delle dinamiche che sono molto più positive di quelle italiane. E noi vogliamo uscire dalla crisi, l'Italia ha sistemato i propri conti pubblici, oggi abbiamo un percorso di finanza pubblica a posto, virtuoso, ma oggi dobbiamo far ripartire la crescita, è il tema principale, lo dobbiamo fare insieme all'Europa e insieme ai paesi più vicini. Italia e Austria hanno molti fattori in comune, hanno tanta possibile collaborazione in comune e sono convinto che insieme possiamo aiutare l'Europa a lasciarsi la crisi dietro le spalle e guardare un futuro nel quale effettivamente si possa parlare di Europa come sinonimo di sviluppo, come sinonimo di lavoro. Questo è il tema principale. Lei è abbastanza ottimista e deve esserlo. Comunque i dati sono anche preoccupanti. 12,1% di disoccupazione in Italia, il debito pubblico che conosciamo, la recessione da 8 trimestri ormai. Perché è ottimista? Ma sono i segni della recessione? Sono ottimista per alcune ragioni. La prima ragione è che l'Italia è uscita dalla procedura di deficit eccessivo dell'Unione Europea e siamo il paese, uno dei paesi grandi europei, che uscendo dalla procedura di deficit eccessivo ha dimostrato virtù innanzitutto, ha dimostrato al resto d'Europa che non è vero che i paesi dell'Europa del Sud sono tutti spendaccioni e sono tutti poco virtuosi. L'Italia è un paese che dimostra quindi finanze in ordine. In secondo luogo perché molti indicatori economici ci dicono che l'ultimo trimestre negativo è quello che è appena terminato e che adesso invece saremo dentro il primo trimestre nuovamente positivo dopo un lungo periodo di recessione e l'indicazione anche è che la possibilità che le misure che abbiamo messo in campo a partire da quelle per la lotta alla disoccupazione giovanile diano effettivamente risultati concreti è data dalle prime indicazioni. Abbiamo nei 100 giorni della vita del mio governo approvato un decreto che dà un formidabile incentivo alle imprese che assumono giovani, perché la disoccupazione giovanile così alta è il vero dramma degli ultimi anni del nostro paese e il mio governo si è messo in testa testardamente, io non rinuncerò a questo obiettivo, che dobbiamo dare lavoro ai giovani. E questa prima misura, che è già legge e che creerà un periodo di 18 mesi di straordinario incentivo per chi assume giovani in Italia, sta già dando risultati e sono convinto sarà uno dei motivi della ripresa economica nel Paese. Lei ha criticato la politica dei tagli, dell'austerity, anche a livello europeo. Lei è un antagonista di Angela Merkel? Assolutamente non mi sento un antagonista di Angela Merkel. Con Angela Merkel nell'ultimo Consiglio europeo abbiamo deciso alcune cose molto importanti e la sintonia tra l'Italia, la Germania, l'Austria su questi temi è stata molto forte. Penso alle misure a favore della disoccupazione giovanile che a livello europeo sono state assunte e penso alle misure per l'unione bancaria, che rappresenta un elemento fondamentale per evitare le crisi bancarie che tanti danni hanno fatto all'economia europea negli anni scorsi. Quindi no, c'è una buona sintonia e il tema di fondo è che accanto al rigore, alla correttezza nei conti pubblici che
il nostro paese, l'Italia, ha dimostrato di voler perseguire, se siamo usciti dalla procedura di deficit eccessivo, ci sarà una ragione. Noi crediamo che l'Europa debba avere una grande voglia di lavorare sul tema dello sviluppo e del lavoro. Sono due strade complementari, non alternative. Torniamo in Italia, abbiamo detto un paese che vuole diventare normale, però c'è un'anomalia in Italia e l'anomalia ha un volto, è il volto di Silvio Berlusconi. Domanda semplice, come si fa a governare con Silvio Berlusconi? Come abbiamo fatto in questi 100 giorni? In questi 100 giorni si sono fatte molte cose in Italia, molte cose per la ripresa economica, si è usciti dalla procedura di deficit eccessivo, si è messo in campo politiche nuove per la cultura, erano molti anni che in Italia non si faceva nulla per la cultura, politiche nuove che riguardano i temi appunto delle imprese, le politiche industriali sono ridiventate una materia centrale delle politiche economiche del governo con l'ultimo decreto, con il grande piano della Cassa Depositi e Prestiti sul tema delle politiche industriali. Insomma, i 100 giorni che ho dietro le spalle dimostrano che un governo in Italia può lavorare, può ottenere risultati. Ci sono anomalie, lascio ad altri giudicare. Noi abbiamo lavorato e abbiamo intenzione di continuare a lavorare. L'anomalia dal punto di vista anche europeo è che qui c'è un capo di partito condannato per frode fiscale dalla Cassazione, parte di una coalizione. Lei si fida di questo personaggio? Guardi, io mi fido del fatto che il partito di Berlusconi sarà un partito che assumerà le decisioni oggi, domani, domani all'altro e si assumerà le responsabilità delle sue decisioni. Il mio è un governo parlamentare che è nato con la fiducia del Parlamento, non è nato dopo una vittoria elettorale ed è un governo di grande coalizione e come tale è un governo che deve la sua fiducia al Presidente della Repubblica e al Parlamento e il governo lavorerà fino a quando la fiducia del Parlamento e del Presidente della Repubblica saranno confermate e io sono ottimista sul futuro, sono convinto che gli italiani sappiano i costi che avrebbe l'interruzione di questo processo virtuoso che da un po' di tempo sta portando avanti il nostro Paese, un processo virtuoso che fa ben sperare rispetto alla possibilità di agganciare la ripresa. Non le dico che va tutto bene in Italia, i problemi sono tanti, la disoccupazione, i problemi sociali sono molto forti, ma le dico che abbiamo una possibilità, la ripresa è a portata di mano, la stiamo agganciando con misure importanti, con un paese che ha messo a posto i propri conti, sarebbe veramente un grandissimo errore non cogliere questa opportunità. Quindi lei ci sta per senso di responsabilità e non per convinzione con Silvio Berlusconi? Io sto in questa maggioranza perché faccio il mio lavoro, perché il Parlamento e il Presidente della Repubblica mi hanno chiesto di farlo e vedo che il consenso degli italiani oggi è un consenso forte perché noi continuiamo e sono convinto che il Paese abbia bisogno di risposte e di concretezza. C'è una tale urgenza che non abbiamo fatto nemmeno vacanze quest'anno, abbiamo lavorato tutto il mese, continuiamo a lavorare tutto il mese, venerdì ci sarà un Consiglio dei Ministri, mercoledì 28 ci sarà un importante Consiglio dei Ministri su tutti i temi di natura fiscale, la settimana scorsa abbiamo preso importanti decisioni che hanno a che vedere con l'organizzazione interna della Presidenza del Consiglio, abbiamo tagliato i costi della politica che sono per l'Italia una delle questioni essenziali, perché veniamo da un passato in cui si era dilapidato finanze pubbliche per eccessi di costi della politica. Tutti i temi sui quali i risultati stanno venendo e altri arriveranno. Il Parlamento dovrà pronunciarsi sulla possibile decadenza del mandato di Berlusconi al Senato. Lei personalmente come voterebbe? Ma il Parlamento si pronuncerà applicando le leggi ed è l'unica. Sì, ma il PD deve comportarsi in qualche modo. Il PD deciderà
in commissione e penso che le decisioni che assumerà il PD, per quanto mi riguarda, saranno le decisioni giuste. Ma lei come capo di governo quale consiglio darà al partito di comportarsi? Sono decisioni che hanno a che vedere con l'interna corporis delle Camere, quindi io penso che debba esserci il rispetto di queste decisioni. Lei la grazia a Berlusconi? Non sono il Presidente della Repubblica, quindi non è il mio potere. Bene, un altro argomento che è importante tra l'Italia e l'Austria era sempre l'Alto Adige. La situazione durante il governo Monti era difficile dal punto di vista altoatesino. Lei ha un rapporto buono con l'Alto Adige. Per quale motivo? Ma il rapporto è un rapporto ottimo storicamente da sempre, ma soprattutto perché io culturalmente ho sempre pensato che la valorizzazione delle autonomie sia parte integrante di una buona politica e a maggior ragione in un paese l'Italia che ha delle autonomie speciali. Quella dell'Alto Adige è l'autonomia speciale per eccellenza nel nostro paese. Sono convinto che sia soprattutto un gran bel esempio di convivenza che noi dobbiamo raccontare nel resto del mondo come un esempio che deve far scuola, anzi. Quindi è un mio rapporto culturalmente positivo che è voluto in questi primi 100 giorni di governo che desse subito atti concreti. Il 5 agosto, dopo aver negoziato per qualche settimana insieme a Duinwalder, insieme ai rappresentanti della provincia autonoma dell'Alto Adige, abbiamo siglato un accordo a Bolzano. Insisto su questo punto, un accordo a Bolzano che modifica alcuni punti del precedente accordo che era stato firmato a Milano. Io sono voluto andare a Bolzano per dare il segno di un rapporto di grandissima attenzione. Questo accordo che abbiamo siglato già contempera alcune realizzazioni importanti, penso al grande tema della toponomastica. Lei sa quanto me, quanto i simboli siano importanti. Abbiamo fatto un grande passo avanti per superare alcune incomprensioni del passato e adesso abbiamo un bel percorso da cominciare sul tema dell'autonomia finanziaria. Penso che sia una delle cose forse più interessanti che abbiamo fatto in questi 100 giorni. Sono contento di essere a Vienna dopo aver firmato l'accordo di Bolzano. Ecco, autonomia finanziaria, la provincia chiede di riscuotere le tasse da sé praticamente in Alto Adige e mandare il 10% a Roma, diciamo l'inversione del sistema attuale. Lei lo concederà? Ovviamente comincia un negoziato che è un negoziato non semplice, soprattutto perché sono cambiate molte cose rispetto agli anni scorsi, nel senso che oggi esiste il patto di stabilità esterno e interno, esiste la necessità di una compartecipazione a una finanza pubblica rigorosa che dovrà vedere la partecipazione anche delle regioni a statuto speciale. Quindi esistono vari argomenti che mi portano a pensare che il negoziato possa andare in direzione soddisfacente per entrambe le parti. Ovviamente adesso non posso dire quale sarà il punto di approdo, le posso dire però per quanto mi riguarda che approcciamo il negoziato con un fare molto costruttivo. Okay. Penultima domanda, se permette, è una domanda sulla politica della migrazione. Proprio l'altra notte in Sicilia altri 400 profughi e lei ha chiesto all'Unione Europea di una specie di aiuto e forse un cambio di rotta anche della direzione politica. Qual è la sua posizione? Sa, l'Italia svolge un ruolo che non è solo per se stesso, svolge un ruolo che è per tutta l'Europa. Le nostre motovedette pattugliano il Mediterraneo e lo fanno non soltanto per l'Italia, ma per tutta l'Europa. Noi abbiamo iniziato un percorso complicato di rapporto con la Libia, che è il paese dal quale partono purtroppo le barche per gli sbarchi, per cercare di svolgere lì il training delle forze di controllo delle frontiere. È un impegno molto gravoso che stiamo mettendo, anche di tipo economico. L'Italia la sua parte la fa, sia in termini di controllo rigoroso, soprattutto poi sulle coste africane, sia anche in termini di accoglienza. L'altro giorno c'è stato il caso di quella nave con 102 disperati che è stata non accolta a Malta,
sarebbe stato un disastro. Noi abbiamo fatto la nostra parte di accoglienza, la facciamo. Abbiamo bisogno però di un'Europa che sia più consapevole del fatto che è un problema di tutti, perché è un problema che ieri ha rappresentato un'emergenza sulle frontiere orientali dell'Europa, oggi rappresenta un'emergenza sulla frontiera del Mediterraneo, magari domani sarà un'emergenza su un'altra frontiera, ma se siamo un'Europa unita le frontiere ci accomunano tutti, e io sono convinto che su questo tema forse dobbiamo ricordarci un po' di più della mitologia. Sa chi era Europa? Europa era nella mitologia greca una principessa fenicia, e quindi forse potremmo dire che era extracomunitaria anche lei, perché se era fenicia forse veniva addirittura da fuori dall'Europa stessa. Quindi un'attenzione maggiore a queste dinamiche è un'attenzione che secondo me è importante per tutti noi. Ultima domanda, e non voglio fare il professionista del conflitto, ma il suo governo sarà duraturo? Perché mi chiedo, il suo governo viene ricattato quasi quotidianamente anche da Silvio Berlusconi, ed è dal punto di vista dall'estero difficile capire come un meccanismo del genere possa funzionare. Quindi sarà duraturo il suo governo, e come andrà avanti questa relazione? Guardi, con il governo è un governo, come ho definito fin dall'inizio, di servizio e legato alla concretezza dei risultati. E io continuerò a lavorare con questa attenzione alle cose, alla concretezza dei risultati, ai provvedimenti, ai tanti provvedimenti. Oggi la Camera dei Deputati ha riaperto i battenti perché è stato accolto il decreto legge che il governo aveva fatto 2 settimane fa sulle norme, su alcune norme importanti per la sicurezza dei cittadini, in particolare norme contro il femminicidio, che nel nostro paese è un tema che ha ripreso purtroppo una centralità drammaticamente. Le cito questo esempio come gli altri che le ho fatto in questa intervista, perché sono convinto che la concretezza dei risultati è l'elemento centrale della vita del governo, e io continuerò a lavorare con questa attenzione alla concretezza dei risultati. Allora, buon lavoro e buon compleanno. Grazie. Grazie Presidente. Grazie. Grazie.